Nel giorno del ricordo per le vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia-Romagna e la Lombardia è stato osservato un minuto di silenzio prima di tutte le gare di oggi. La seconda giornata della Coppa Italia Enel, che ha eletto le magnifiche quattro squadre che si contenderanno domani l'accesso alla finalissima. Terracina, Colosseum, Catania e Viareggio vincono e convincono. Sono loro che continuano a coltivare il sogno della vittoria sulla spiaggia di Viareggio. Nonostante il tempo non sia stato dei migliori, ci hanno pensato la musica e lo spettacolo dentro e fuori dal campo a scaldare il pubblico della Dacia. Il beach soccer è uno sport spettacolo, è uno spettacolo sulla sabbia senza il DJ, non è beach soccer. Ne abbiamo uno di eccezione qui a Viareggio, siamo con Andrea Paci. Ciao a tutti, eccolo. Ciao. Qua, eccolo, giochiamo con il microfono. Andrea Paci, DJ ma anche beachers, giocatore che ha militato nel Viareggio, quindi un DJ ma anche un appassionato di questo sport. Esatto, un appassionato, ha avuto la fortuna di militare nel Viareggio Beach Soccer nella stagione 2009-2010 e niente, bellissimo essere qua e commentare anche tra l'altro gli amici, è veramente una gran bella situazione, un gran bello spettacolo. Ecco, descrivici un po' le tue attività, perché è un gran bel da fare ogni giorno qui. Sì, qui praticamente grazie a Radio Kiss Kiss intratteniamo la gente con musica, ovviamente faccio lo speaker, commento un po', faccio dei piccoli commenti sui gesti tecnici dei giocatori, ci si diverte, c'è il pubblico delle grandi occasioni, un'organizzazione bellissima, veramente gli ingredienti sono tutti al punto giusto. Perfetto, allora possiamo chiudere vedendoti all'opera? Vai, vai alla tua console. Fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore. Siamo umani in cerca dell'amore. E hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai lacrato, io mi sono innamorata. Allora, un saluto a tutti gli appassionati di beach soccer da DJ Andrea Paci. Ciao a tutti ragazzi, buona estate. Ragazzi, siete pronti per questo esordio? Siamo pronti, speriamo di fare una buona prestazione. Sappiamo che il Viareggio comunque è una squadra molto forte, gioca in casa, quindi cerchiamo di dare il meglio di noi. Il Mare di Roma è una squadra competitiva, speriamo di arrivare alle finali. È il nostro obiettivo primario e vedremo oggi. Sarà la prima partita anche per noi, quindi vedremo come reagiremo, insomma. Da quanto tempo vi state allenando? Da circa un mese all'incirca, quindi cerchiamo di dare il massimo, dai. Bocca al lupo. Crepi il lupo. Tifoso, giocatore, atleta, appassionato di beach soccer. Diciamo giocatore del Canalicchio Catania. L'abbiamo immaginato. Vabbè, dai, non siamo qui per divertirci alla fine. Una bella esperienza però. Sì, sì, sì. Diciamo che noi siamo, il nostro gruppo è sempre un gruppo che giochiamo da parecchi anni e ci divertiamo. Questo è il nostro spirito. Giochiamo per divertirci e basta. Come nasce il vostro progetto per il beach soccer? Nasce, sì, prima di tutto viene dal fatto che siamo è una squadra fatta da amici. Poi c'è magari sempre qualcuno che è disposto magari a investire qualcosa, perché giustamente ci sono delle spese da affrontare. E poi ci vuole tanta buona volontà e basta, tutto qua.
Hai provato delle emozioni per questo esordio? Il calore, lo stile del beach soccer vi ha contagiato? Sì, sì, io sono venuto stamattina, ma i miei compagni hanno ieri già hanno esordito ieri. Speriamo domani di fare meglio di ieri, sicuramente. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie.